Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi facciamo un video in casa. Perché? Perché vi voglio parlare un pochino dei prodotti, degli accessori che utilizzo per l'idratazione durante la corsa. Come già ribadito più volte, io ho iniziato a correre a gennaio, quindi ovviamente sono pareri di una principiante, così come da nome del canale. E vi dico un pochino come ho iniziato, come mi sono approcciata all'inizio con l'idratazione durante la corsa, all'idratazione durante la corsa e come poi ho proseguito, come sono, diciamo, diventata un po' più avanzata. Allora, quando ho iniziato a correre io, ovviamente essendo gennaio, fine gennaio, primi di febbraio, ovviamente non faceva tanto caldo, quindi non avevo la necessità di bere tantissimo. Ho iniziato tra l'altro correndo 5 km, 6, 4 km, quindi ovviamente non era necessario reintegrare chissà quanto. Però, mentre le prime volte uscivo senza portare nulla da bere, piano piano mi sono resa conto che effettivamente sentivo la necessità di bere qualcosa, di reintegrare almeno un minimo. Perché ok che ho iniziato a correre a gennaio, fine gennaio, primi di febbraio, però è anche vero che qui al sud ci sono giornate invernali molto calde, che possono essere calde. Ok, allora, il primo prodotto che ho utilizzato è stato questo marsupio della Calengi, quindi comprato da Decathlon. Ma ai tempi lo acquistai a una quindicina di euro, forse anche meno. Versione piccolina, quindi abbiamo qui praticamente una taschina, vedete qui, da poter utilizzare per mettere magari le chiavi, per esempio il mio cellulare che è un iPhone 12 Pro, qui dentro non ci entra, però magari cellulari un pochino più piccoli probabilmente ci entrano tranquillamente. Quindi abbiamo qui la cernierina per le chiavi, magari un pacchetto di fazzoletti tranquillamente ci entrano, e poi qui c'è questa sorta di anellino. Immagino che serva per appenderci le chiavi, ma io non l'ho mai utilizzato per il semplice fatto che quando corro, penso, immagino che avere le chiavi che sbattono continuamente mi infastidirebbe. Poi abbiamo qui una banda elasticizzata, regolabile ovviamente, da qui, quindi si può regolare, si può allargare o stringere come si preferisce. E poi abbiamo qui così la chiusura in questa maniera. Semplicissimo, in abbinata, quindi da non acquistare separatamente, ma incluse nel massù, che ci sono queste piccole boccettine d'acqua. Saranno, io credo, adesso qui non c'è scritto, però credo che siano un 100 ml, proprio un bicchiere d'acqua l'uno. Sono ottime, hanno questa apertura così, quindi così. L'apertura anche per riempirle non è nemmeno tanto piccola, certo non è grandissima, però una nota negativa: la plastica, la qualità della plastica. Ragazzi, io quando corro utilizzo un intra-workout della MyProtein Gusto Tropical, che è molto buono tra l'altro, quindi se magari volete io vi posso mettere qui il link nel box dei prodotti che utilizzo io come integrazione. E quindi, insomma, devo dire che questa plastica non è granché perché assorbe tutti gli odori. Non so come mai non si sia colorato di giallo la plastica, perché solitamente si assorbe anche il colorante del prodotto che vai a inserire, ma questa cosa non è successa. Però c'è ancora, nonostante io le abbia lavate benissimo, ancora si sente la puzza barra odore, perché a me piace, del prodotto che io utilizzo qui dentro. Quindi nota molto negativa questa, però pazienza, insomma, ovviamente per il costo che hanno non ci si può aspettare una plastica di grandissima qualità come potrebbero essere per esempio le plastiche della Salomon, ad esempio. Poi, secondo prodotto che ho acquistato subito dopo questo, perché mi sono resa conto che con il passare dei mesi, con l'aumentare del caldo e dei chilometri, considerate che io questo prodotto che vi farò vedere l'ho acquistato quando ho iniziato a correre già 7-8 km,
Il prodotto di cui vi parlo è questo marsupio qui, della Decathlon, sempre marca Kalenji, anche questo. Si chiama Gilet Marathon, se non ricordo male. Colore giallo, fluo e bianco, c'era solo questo. Come potete vedere qui, diciamo che è fatto abbastanza bene. Il tessuto è molto traspirabile. Qui dietro abbiamo questa banda così, che devo dire effettivamente l'interno è un po' caldo, porta un po' di calore, però vabbè, alla fine insomma. Allora, andiamolo a guardare nel dettaglio. Davanti abbiamo due tasche per le soft flask da 250 ml, quindi si possono inserire qui assolutamente. Poi ci sono tre aperture così, 1, 2 e 3, quindi regolabilissime per qualunque fisicità. E poi qui sotto abbiamo delle taschine con lo strap, taschine che sono anche abbastanza capienti, perché considerate che praticamente la taschina arriva fino a qui. Ok, io ci ho messo tranquillamente cellulare, fazzoletti, igienizzante per le mani, proprio alla grande, senza nessun problema. Rispettivamente ce ne sono due, la stessa è da quest'altra parte, quindi sempre stesse dimensioni. Dietro abbiamo l'aggancio per un'eventuale luce notturna quando andiamo a correre di notte, ed una tasca da, come dice lui, 3 litri qui dietro. Lo specifica, una tasca da 3 litri che può contenere fino a 105 grammi di volume. Devo dire la verità, io non l'ho mai utilizzata, è molto 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 capiente. Ho fatto un tentativo a metterci dentro una giacca antivento, di quelle lì che si possono richiudere, ci sta, però c'hai un bozzo dietro fastidiosissimo. Questa qui l'ho pagata 24 euro, meno di 30 euro. Vi devo dire la verità, è comoda assolutamente, però non so se è un mio problema o se magari altre persone lo hanno riscontrato con questo modello qui, o in generale con questo tipo di prodotto. Queste fasce che ci sono qui, dopo un po', considerate che io con questo ci ho corso fino a 10 km, iniziano a farmi male. Non si muovono, ok? Quindi sono molto stabili, ma mi pesano tantissimo. Io finisco di correre che ho un dolore ai trapezi insopportabile. Cioè davvero proprio una cosa fastidiosissima. Non so se è stato distribuito male il peso, perché mentre comunque devo dire che tutte le altre tipologie di marsupio, gilet, non so come le vogliamo chiamare, di questo tipo, hanno tutte le tasche messe in questa posizione qui, sia davanti che dietro. Non so se è la forma, non so se sono io, ma davvero devo dire che mi hanno uccisa. Tanto è vero che ho deciso di metterlo un po' da parte per il momento, anche perché in aggiunta, ma non incluse nel prezzo, ho comprato queste soft flask da 250. Non so se si nota, non so se si riesce a vedere, forse magari si vede più qui. Il blu originario era questo, ma con il prodotto che uso sempre, l'intra workout della My Protein, è diventato giallo, la plastica è diventata gialla. Sempre prodotto Kalenji, quindi ovviamente, come dicevo poc'anzi, parliamo di plastiche comunque economiche. Però ragazzi, cioè, assorbe sia odori che colori. Odore ancora, ma il colore, ragazzi, cioè, insopportabile. Cioè io non posso pensare che il prodotto che io utilizzo debba essere assorbito il colore da questa plastica. Cioè per me è proprio inconcepibile una cosa del genere. Ne ho acquistate due, perché le tasche sono due, ok? Come comodità, ok, ci siamo, sono comode, sono morbidissime, si possono infilare ovunque quando sono vuote, dopo che le abbiamo utilizzate, ma anche quando sono piene, perché in realtà
non occupano tantissimo spazio, però vi devo dire la verità, non le sto utilizzando più di tanto adesso in questo periodo, non perché non faccia caldo o perché io non corra tanto, ma perché sto andando a correre di mattina molto presto, quindi solitamente ne porto solo una, non ne porto più due. Ne porto solo una e sto cercando comunque di alleggerire il più possibile questo gilet, perché comunque non è ammissibile che io a fine giornata abbia dei dolori così alle spalle e al collo. Ultimo prodotto che ho acquistato ma che ancora non sto utilizzando, diciamo che per il momento sto utilizzando questa e il marsupio della Calengi che vi ho fatto vedere per primo, ma probabilmente quando aumenterò ulteriormente i chilometri dovrò optare di nuovo per le soft flask e magari comprarne una ancora più grande. Quindi, siccome nel gilet della Decathlon una soft flask più grande non potrei metterla, ho deciso di acquistare, sotto consiglio di Esco a Correre, questa flip belt della, si chiama Build and Fitness. L'ho comprata su Amazon, ancora non l'ho utilizzata. Allora ragazzi, io ho preso la taglia più grande perché ho notato nei commenti, l'ho acquistata su Amazon, ho notato nei commenti che molti dicevano che stava stretta, cioè le taglie non erano proprio precisissime, quindi ho acquistato quella più grande, mi sta bene, mi sta comoda, anche se dovessi dimagrire e mi dovessi stare un po' più larga, la posso tranquillamente alzare o abbassare un po' di più in base alla dove mi sta un po' più stretta. A livello di tasche abbiamo due tasche laterali qui, e poi ne abbiamo altre due dietro, corrispettivamente dietro. Al momento, no, come dicevo, non l'ho ancora utilizzata, però ho fatto delle prove. Ci entrano tranquillamente due soft flask da 2,50, come queste qui, il cellulare, le chiavi, i fazzoletti, praticamente ci entra tutto. Adesso, non so la comodità di correre con una roba del genere, se magari rimbalza troppo e dà fastidio, questo ancora non lo so. Tutto sta anche probabilmente nel modo in cui si dispongono le cose al suo interno. Un po' magari più avanti vi farò un video dedicato proprio a questo prodotto qui per parlare un pochino di come è andata. Per il momento, paradossalmente, su tutti e tre i prodotti, considerando che l'ultimo ancora non l'ho provato, vince questo piccolo marsupietto, perché ragazzi è piccolino, comodissimo, alla fine porti due bicchieri più o meno e qualcosina in più di liquidi da bere, c'è la taschina per le chiavi e il cellulare, se il cellulare certo è troppo grande come il mio lo devi mettere in tasca da qualche altra parte, motivo per cui ho comprato questa, altrimenti sarei rimasta tranquillamente con questo prodotto qui, anche perché per le uscite più lunghe mi sacrifico e mi porto il gilet della Decathlon, questo qui, perché è più grande, posso metterci più roba, ma purtroppo ragazzi la vecchiaia incombe. Ok, allora io vi invito a lasciare un commento qui sotto a dirmi cosa utilizzate voi per correre, per i datardi mentre correte. Vi lascio magari, se riesco, a trovare anche i link di questi prodotti che utilizzo io. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao, buone corse!